Lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli, perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti e dagli arti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi le manovra. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete, un piccolo fuoco, quale grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla genna. Infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso oggetto d'acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un figo produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, questa sera l'Apostolo San Giacomo ci porta al cuore di uno dei grandi nodi fondamentali della nostra esistenza. Noi siamo esseri umani in quanto somiglianza di Dio, abbiamo il dono straordinario, rende appunto simile a Lui, che è quello della parola, la parola con cui, la parola sensibile con cui attraverso il prodigio che sono le corde vocali esterniamo i nostri pensieri attraverso le corde vocali, appunto quest'organo che è la lingua, che serve appunto per parlare. San Paolo, ecco, in una lettera analoga a questa, sintetizza tutto il discorso di San Giacomo con uno slogan: nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che servano per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. Quali sono le parole buone? Le parole buone sono anzitutto le parole di lode, di amore, di ringraziamento, di esaltazione di Dio, della Madonna, dei Santi. Sono le parole con cui si comunica la loro parola, il loro insegnamento. Parole buone nei confronti del prossimo, parole di dolcezza, parole di accoglienza, parole di stima, parole di carità, parole di rispetto, parole di gratificazione, di ringraziamento per il bene fatto, di riconoscimento per il bene fatto da parte degli altri, richieste di perdono quando abbiamo fatto qualcosa che non va. Ecco, certamente con la lingua potremmo fare tanto tanto bene, e purtroppo, ecco, qui San Giacomo ci ricorda che l'uomo decaduto e che non fa attenzione
e che non lavora su se stesso, purtroppo, e adesso vedremo, insomma, dopo queste belle premesse positive, insomma, dovremo passare un po' in rassegna un po' di brutte cose, purtroppo spesso e volentieri usa la lingua per creare un sacco di danni, fare un sacco di guai, anzitutto a se stesso, perché il peccato ricade sempre in primis su chi lo commette, e poi anche al di fuori di sé. Quali sono le cose più gravi che si fanno con la lingua? Quella per antonomasia, insomma, il peccato satanico è la bestemmia, quindi usare la lingua per ingiuriare il nome di Dio, della Madonna, dei Santi, o direttamente tramite espressioni appunto oggettivamente ingiuriose, la cosiddetta la bestemmia volgare in senso stretto, oppure peggio per certi aspetti, con parlare male di Dio, quindi metterlo alla berlina in ridicolo o sotto accusa, ecco, o tentarlo fino alla bestemmia, quando si usa il nome di Dio per accompagnare la menzogna, il falso giuramento. Menzogna, che è l'altra, chi mente, quindi mentire è un altro degli usi più frequenti negativi della lingua. Chi mente, anche se lo fa in cose di poco conto, somiglia al diavolo, che è il padre della menzogna, come dice Gesù. E il caro Padre Pio, presso cui, se Dio vuole, tra non molto ci legheremo in pellegrinaggio, ai suoi figli che dicevano: sa padre, ho detto una bugia, ma una bugia bianca, una bugia scusatoria, passiamoci sopra, diceva: no, le bugie bianche non si dicono, si dice il vero senza dire tutto, perché quando è necessario, quando è opportuno, ma le bugie bianche non si dicono, perché sono un peccato veniale, ma sono sempre uno sporcare la lingua. Poi abbiamo quelli più gravi, che sono quelli che distruggono la carità fraterna e che sono con tanta leggerezza, ecco, commessi, poco confessati, e a cui si fa poca attenzione, ecco, ma sono in se stessi, dice San Tommaso d'Aquino, cose gravi, anche se poi, insomma, quando non cadono su cose particolarmente gravi e disdicevoli, non sempre sono peccati mortali, ma sono sempre peccati però. Il primo è la maldicenza. La maldicenza consiste in senso stretto nel rivelare un difetto o una cosa brutta che qualcun altro ha fatto e che ad un altro è ignota. Quindi attenzione, che la maldicenza consiste nel dire una cosa vera brutta di un altro, ecco. E il peccato sta appunto nel andare a mettere in piazza una cosa brutta di un altro. Questa cosa non si deve fare mai. I maestri di spirito sono perentori, meno che mai quando si dovesse andare a mettere in piazza malefatte di persone che per la loro posizione, per il loro ruolo, ecco, saperne le malefatte potrebbe indurre il pubblico scandalo, no? Eppure oggi, specialmente con i mezzi di comunicazione, è un continuo. Il male non deve essere diffuso parlandone, ecco. Il male deve essere coperto tacendo, dicono i maestri di spirito. Se uno proprio deve parlare, parla del bene che gli altri fanno, non del male. Ecco, fino alla maldicenza è la critica. La critica, la differenza che ha con la maldicenza è che parla male non di un fatto ignoto agli altri, quindi rivelandolo, ma di un fatto noto su cui ci ricama sopra, su cui dice: sì, questo non va bene, lo sanno già gli altri, ma ci metto il carico da 11. Ecco. Poi c'è quella particolare forma, ecco, di maldicenza cattiva, ecco, perché c'è stata la maldicenza gratuita, ma c'è la maldicenza cattiva, quindi quella finalizzata proprio a togliere la buona fama al prossimo, fatta con cattiveria, che si chiama detrazione. San Francesco, l'ho detto anche nella predica del 4 ottobre, era tremendo con i frati che facevano questa cosa. Quindi io rivelo un difetto altrui proprio perché voglio che la persona disprezzi quella persona, quindi per fargli del male,
sempre dicendo la verità, e attenzione, perché poi più grave di tutte queste cose è la calunnia, ancora più grave di quando si va a dire in giro una cosa falsa, si mette in giro una falsa voce, e quando questo è infamante è di una gravità inaudita, no? La calunnia è anche un reato, insomma, da codice penale, quando è realmente consumata, no? Poi c'è un'altra cosa bruttissima, proprio meschina, che è la mormorazione. La mormorazione nella Bibbia si può avere anzitutto nei confronti di Dio. Nei confronti di Dio la mormorazione consiste nel lamentarsi delle cose che fa. Uffa, è successo questo, non mi ascolta le preghiere, ecco, non mi cambia le cose. Quel lamentarsi di quello che Dio opera nella nostra vita come se non ne facesse una dritta. Invece nei rapporti interpersonali la mormorazione è una sfumatura particolarmente cattiva della maldicenza, un po' come la detrazione è una sfumatura cattiva della maldicenza, la mormorazione lo è in un altro senso, perché la mormorazione consiste nel dire una cosa brutta di un'altra persona, proprio allo scopo di seminare zizzania, per far capire, no? Viene una persona e mi parla male di un'altra e mi dice: oh, mi raccomando, non di niente, eh. Io vado dall'altra persona e dico: lo sai, quello mi ha parlato male di te. Ecco, questa è la mormorazione, che evidentemente si creano delle cose allucinanti, si mettono le persone le une contro le altre. È una cosa che si capisce subito, insomma, essere molto brutta. Questo però purtroppo è molto molto diffuso. Oggi ci si nasconde, specialmente da parte dei mass media, sotto il dovere dell'informazione, sotto il diritto di cronaca. Per carità, nessuno vuole toccare questi diritti costituzionalmente protetti o garantiti, no? Però noi sappiamo che il Signore, come ci ricorda Gesù nel Vangelo, guarda il cuore. Perché se tu sotto il diritto di informazione ti nascondi il desiderio di voler comunque distruggere una persona, togliergli la buona fama o cose di questo genere, ha voglia, sì, davanti agli uomini non sarà imputabile di nessun reato, ma non potrai sfuggire al giudizio di Dio, che non te la passa questa cosa qui. Un'altra cosa molto brutta è l'imprecazione, cioè quando si pronuncia qualche parola per augurare del male agli altri. È una cosa brutta, ecco. Molto brutto è quando un'imprecazione, una maledizione passa da padre a figlio o da madre a figlia. Stiamo dinanzi a Gesù Cristo, quindi non è il caso, ecco, di raccontare particolari un po' troppo allarmanti, però basti sapere che questa cosa è una cosa che produce effetti molto gravi. Quindi un figlio maledetto da un genitore sta male, è un problema, avrà dei problemi di malessere non indifferenti. Quindi non si prega mai, non si augura mai del male a nessuno, neanche in quella forma leggera che noi magari siamo soliti fare, dire te possino di qua o te possino di là, no? Non, è una cosa che si fa con leggerezza, ma non si fa, perché imprecare vuol dire augurare il male, in qualche modo è scomodare le forze del male, anche direttamente o volontariamente, perché appunto facciano del male al prossimo, e non si fa. Poi ci stanno le ingiurie, sempre con la lingua, quindi quando noi offendiamo, lo insultiamo, lo trattiamo male, lo maltrattiamo, lo mortifichiamo, lo umiliamo. Quante volte succedono cose di questo genere? Poi c'è un altro vezzo, oggi in Italia è diventato uno sport, anche tranquillamente fatto in pubblico, fatto in televisione, che è il turpiloquio. Il turpiloquio molti lo pensano che sia peccatuccio, insomma, cioè se dico le parolacce, le cosiddette parolacce,
ho fatto un peccatuccio. Io personalmente, che non sono il solo, insomma, tra gli autori, che sia un peccatuccio qualche dubbio ce l'ho, perché se Gesù nel Vangelo di Matteo, che abbiamo visto l'anno scorso, dice: se uno dice a un fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, e se gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna, dice Gesù. Io mi chiedo, è più offensivo dire al prossimo pazzo, o Gesù voglia scusarmi che stiamo davanti a lui, mandarlo a quel paese, proprio, ecco, in senso stretto, cioè, quindi mandare a quel paese con corcore qualcuno, un peccato veniale. Io ho dei dubbi, molti dubbi. Ecco, questo è soltanto un piccolo, come dire, un piccolo resoconto, no? Poi non parliamo delle cose più piccole, insomma, quindi nel Vangelo di San Matteo addirittura si trova scritto che di ogni parola oziosa sarà chiesto conto ai figli degli uomini nel giorno del giudizio, il tema delle parole inutili. Quindi quando si chiacchiera troppo, quando si chiacchiera inopportunamente, imprudentemente, si dicono cose che sarebbe meglio tacere, pur non essendo strettamente peccato rivelarlo, eccetera. Quindi si apre un mondo. Quindi questo, ecco, per meditare un po', per far comprendere come San Giacomo, quando usa questa espressione, la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità incendia il corso della vita, trae la sua fiamma dalla Geenna, cioè dall'inferno, è un male ribelle, è piena di veleno mortale, nessun uomo lo può domare. Ecco, ricordiamo che nel primo capitolo abbiamo meditato due volte fa, come San Giacomo diceva: se qualcuno pensa di essere religioso e non sa dominare la lingua e inganna così il suo cuore, sappi che la sua religione è vana, e che è inutile che va a messa e apre la bocca per farsi la comunione, che mette su quella lingua, ecco, così biforcuta, il figlio di Dio fatto uomo. Ecco, pulisce della lingua prima di metterci Gesù, no? Ecco, nel senso che innanzitutto confessati e poi fai in modo di dargli un attimo una calmata. Ecco, i maestri di spirito dicevano che il nostro Signore, prevedendo i mali che avrebbe fatto la lingua, ci ha messo due portoni di chiusura, che sono i denti e la bocca. Tra l'altro i denti, oltre che per chiudere una delle due porte, a volte servono pure per mozzicarsela la lingua, insomma, che male non gli farebbe in alcune circostanze. Ecco, mettiamoci adesso davanti a Gesù Eucaristia in silenzio, sinceramente, ecco, chiedendoci come usiamo, ecco, le nostre parole, no? Molti peccati sono peccati di parole, e facciamo in modo, con l'aiuto di Gesù e di Maria, che non avvenga più, come dice San Giacomo, che dalla stessa bocca esca benedizione e maledizione, che dallo stesso sorgente esca acqua dolce e acqua amara. Ecco, e non ci sia, insomma, che un fico produca olivi o una vite fichi, o che una sorgente salata produca acqua dolce. Chiediamo al Signore che ci aiuti, ci faccia prendere molto sul serio queste cose, così possiamo camminare in una sempre maggiore fedeltà a Lui, un sempre maggiore spirito di conversione. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.